Buongiorno, eccoci un altro appuntamento con Ci vediamo in TV, ci vediamo con questi tre baldi giovani. Allora, abbiamo da sinistra a destra, prego. Sandro De Berardinis, maître hôtel e sommelier presso ristorante hotel Villa Fiorita. A seguire. Franco Reale, direttore di Villa Fiorita. Prego. Prego. Antonio Cafagna, chef di Villa Fiorita. Tutti di Villa Fiorita, lo staff è tutto Certo, qui. Per preparare cosa oggi? due portate, un secondo piatto e un dessert. Il secondo piatto consiste in un turbante di branzino con gambero mazzancolle e mazzolina piastrata al peperoso su julienne di verdure. E quindi poi E farei dessert? anche un dessert. Sì, un dessert è una millefoglie di mele e patate congelato alla cannella. Benissimo. Preparerai qui Sì, tutto tutto qui, spero. Abbiamo soltanto espresso, portato la sì. materia prima, ma noi abbiamo un'ora e gliela possiamo fare, Come no? vero? Certo. Oh, e Villa Fiorita si trova a Milano? Si trova a Ah, Giulianova, Giulianova. Tra ovviamente. Giulianova e Mosciano, Sì, vero? diciamo località Colleranesco, Colleranesco, esattamente. Colleranesco. Sì. E fa parte del gruppo di Oliveri, no? Oliveri Colleranesco. Tutti Hotels, qua, tutti come Carlton hotels. Pescara, Grand Hotel Don Juan, Villa Fiorita. Bene, allora, De De Berardinis, Sandro, Berardinis sì. Sì, ci illuserà poi l'abbinamento con il vino in base alle. Beh, quando il piatto sarà quando il pronto, piatto giusto? sarà pronto nel finale, quindi adesso è il tuo momento, devi lavorare tu, devi cominciare Certo. tu. Abbiamo Bene. anche un duo là che viene adesso, che è tornato da Mosciano, quindi prego ripresentatevi. Noi siamo le sorelle. Maira e Anna, che tempo fa? Anna. Piove? Insomma, no, è bel tempo. Bellissimo. Si può dire che oggi sembra una giornata di primavera? Sì. E allora perché a voi non vi piace? Perché a voi non piace la primavera? Perché la chiamate maledetta primavera? Perché Perché fai innamorare? sì, Vabbè, non mi... una ah, già domanda tu difficile. stai a posto, e beh, mettiti qua, non ancora No, me. no, Allora, in no, trattativa. caso perso. Maledetta primavera, che c'è? Sei interesse... Libera, 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 Libero, quindi è facciamo un libera. pensierino. Fa un pensierino già qua. E va bene. Se tutti chiedono che vai via le ferite, questo fa un pensierino alla fine. Bisogna accontentare tutti. Bisogna accontentare i Eh clienti. sì, Vabbè, bisogna Lenoir, detto anche accontentarsi. Lenoir. Allora, maledetta primavera. Andiamo? Al mattino è diventato poeta, se a mani vuote di te non so più fare come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Per innamorarmi ancora.
Calzaturificio MGT dei fratelli Tini. Il nostro calzaturificio mette a disposizione l'esperienza acquisita in 30 anni per tutti coloro che amano serietà e professionalità. L'elevata tecnologia dei macchinari di ultima generazione e i nostri tecnici qualificati ci consentono di ottenere un prodotto curato nei minimi dettagli che soddisfi le esigenze dei nostri clienti. È dall'esperienza e dalla passione artigianale che nasce il marchio Gianni Tini. Da noi trovi marche prestigiose come Samsonite, Lacoste, Fossil. MGT è a tua disposizione anche per scarpe da ballo e scarpe su misura. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Tevere a Castelnuovo Vomano. La vera qualità è quella che dura nel tempo. Colonna Arredamenti. Vasta esposizione completamente rinnovata e personale qualificato per rendere ogni ambiente unico. L'esperienza e la passione per l'arredamento mettono al primo posto la voglia di soddisfare il cliente. Colonna Arredamenti. Qualità che non ha prezzo e convenienza che non ha eguali. Via Nazionale 127 Valvomano. Telefono 0861 65 0370. www.colonnaarredamenti.it. Colonna Arredamenti. Qualità conveniente. Allora, eccoci di nuovo in diretta, non avete sbagliato canale, purtroppo Francesco Marcozzi ci ha dovuto salutare, dovuto correre a casa, un problema in famiglia, lo salutiamo e ci sono io da adesso a condurre la trasmissione. Però noi andiamo avanti regolarmente, allora con lo chef di Villa Fiorita, Antonio. Villa Fiorita, vorrei ricordare che è un locale che si trova a Colleranesco, nella zona di Colleranesco di Giulianova, è gestito dalla famiglia Oliveri, un caro saluto anche all'amico Antonio Oliveri, e anche l'olio che vediamo qui prodotto è l'olio di extravergine oliva Oliveri, ovviamente l'Adria Oli, esatto. L'Adria Oli, insomma la conoscono tutti. Bene, allora possiamo iniziare Antonio con la preparazione del piatto, poi sentiremo ancora Anna e Mayra nella loro seconda esibizione. Andiamo avanti, cosa usiamo? Allora abbiamo detto mazzancolle, mazzolina, la mazzolina e branzino. Il branzino. Sì. Che cosa facciamo abbiamo adesso? Abbiamo già sfilettato il branzino e la mazzolina. Sì, possiamo farlo vedere, il branzino sfilettato. Se togliamo la bottiglia dell'olio, così favoriamo anche l'inquadratura. Benissimo, allora questo è il branzino, queste sono le mazzancolle, questa è la mazzolina, sfilettati sì, già. Sì, viene e formato... sono state sgusciate le mazzancolle. Sì. Poi... perché viene formato un turbante con il branzino. Un torchon praticamente, sì, quasi. Viene inserito in questo stampo e all'interno viene incastonato il gambero, quindi la mazzancolla, un filo d'olio extravergine e il sale e aneto, che sarebbe il finocchietto. Aneto sì che è il finocchietto. Poi qui vedo delle bacche rosse. Sì, il pepe rosa serve per piastrare la mazzolina. La mazzolina. E questo invece che cosa è? È il melograno che va a accompagnare il dessert. Il melograno che poi va a accompagnare il dessert. Sì. Qui ovviamente vediamo nella loro condizione originale sia le mazzancolle che la mazzolina. Il branzino. Il branzino. La mazzolina è già andata. Sì, la mazzolina l'abbiamo qui. Questi invece cosa sono? Invece questa è una salsa di loto che accompagnerà la mille foglie di mele. Salsa di loto? Cachi. Cago. E l'altra? Invece questa è una salsa ricavata dai crostacei che accompagnerà il turbante di branzino. Quindi tutti i prodotti di stagione, perché il cachi, poi il melograno, sono prodotti stagionali di questo periodo. Allora... abbiamo messo il branzino con la mazzancolla dentro. La mazzancolla va in cottura in forno a 180 gradi per 12 minuti. Bene. Poi procediamo con un sauté di verdurine. Sì. Che accompagnerà il... Perfetto. Questo. Abbiamo già messo le pentole sui nostri fornelli. Noi concludiamo con i turbanti. Sì, mentre lei prepara i turbanti, io con il direttore di Villa Fiorita, poi con sommelier affronteremo un discorso invece legato ai vini. Vedo che ci sono due vini bianchi qui, sì. Un plaisir che il quale io... La candina di Zaccagnini, il plaisir lo conosco, l'ho già assaggiato e devo dire è un buon vino. L'altro invece... qui abbiamo il Trebbiano Notari. Ah, Trebbiano di Nicodemi, la cantina... Sì.
Nicodemi, quello è un classico trebbiano abruzzese. Allora, la vostra, il vostro tipo di ristorazione è un tipo di ristorazione ovviamente innovativo da quello che posso vedere, poco legato al tradizionale. No, altro che. In questo caso no, però. In questo caso è la presentazione che è innovativa, ma il prodotto è il prodotto di Giulianova, preparato in una maniera semplice, però un po' più scenografica. Il pesce dove lo prendete? Qui a Giulianova. Tutto pesce di Giulianova, non andate a San Benedetto oppure a Pescara? No, 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 assolutamente. Ed è anche un tipo di ristorazione dedicato ai banchetti, perché è la location che si presta in maniera particolare ai banchetti, no? Infatti questo tipo di presentazione innovativa serve proprio a presentare il piatto in una maniera un po' più simpatica, carina, elegante in alcuni contesti. Il nostro è un contesto molto elegante, tradizionale, perché si riesce a soddisfare entrambe le cucine, sia tradizionale che un po' più speciali. Il nostro chef Antonio è preparato per entrambi i tipi di cucine. A proposito, le guide come vi hanno trattato quest'anno? Ma noi non siamo molto presenti sulle guide, perché... Siete da poco sul mercato? Sì, siamo al terzo anno ormai, però preferiamo rivolgerci al pubblico locale, il territorio nostro. Anche se quest'anno c'è stata una piccola polemica per una stella Michelin data ad un ristorante dell'Aquila aperto da solo un anno. Da pochissimo. Da pochissimo, lì c'è stata un po' di polemica, qualcuno si è molto lamentato di questa cosa, soprattutto alcuni ristoratori della zona del Teramano che forse, secondo me sicuramente, avrebbero meritato la stella Michelin, invece è stata data ad un tipo di ristorante dove io non sono mai stato. Si mangerà bene sicuramente, però insomma c'è anche una storia, una tradizione dietro, e forse lasciare una provincia come quella di Teramo senza una stella Michelin non è cosa buona e giusta. Sì, infatti, ma noi siamo fiduciosi soprattutto sul parere e la critica del pubblico più che degli esperti. Per noi è importante la soddisfazione di chi entra e assaggia le nostre pietanze, ne parla bene e poi torna o fa tornare altre persone. Però quello che succede... Villa Fiorita non è soltanto banchetti, no? No, Villa assolutamente. Fiorita è anche una ristorazione quotidiana, una sì. Ristorazione commerciale, aperta al poi pubblico. Di queste specialità. Sì. Solo pesce? Pesce e carne. Che sì. Tipo, oggi vabbè, vediamo il pesce, in questo però caso, che sì. Tipo di carne trattate? Ma noi prevalentemente lavoriamo vitelli, agnelli e maiale. Queste sono un po' le tradizionali. Sono carni nostrane oppure sono carni... Noi preferiamo sempre i fornitori che trattano carni locali. Io per esempio lamento una cosa con la ristorazione della provincia di Teramo. Se io volessi mangiare una chianina originale, non la trovo. Beh, no. Si trova la scottona in alcune situazioni, però non la chianina. Perché? Beh, non si trova perché prevalentemente qui si fa ristorazione del territorio, la chianina è di un'altra regione, quindi sì, magari si sono specializzati toscana, però pochissimi. In molte regioni si trova la chianina, non è che uno deve andare sempre all'Enoteca Pinchiorri per poter mangiare ecco, la chianina originale. Beh sì, io allora, divido... Questo dobbiamo rimetterlo sul... Sì, non vi preoccupate, facciamo abbassare un po' la temperatura dell'olio. Sì. Io mi divido fra tre regioni, perché sono nativo del Molise, risiedo ancora in Umbria e vivo quasi in pianta stabile in Abruzzo. Quindi, e devo dire che sono tre regioni con tre caratteristiche molto differenti e non cerco mai di portare l'una o nell'altra regione le specialità o i prodotti della regione vicina. Anche perché vicina. Sono dei tipi di cucina completamente differenti. Esatto. Non voglio parlare. Sono completamente magari differenti l'una dall'altra, no? Infatti, e quindi ogni regione, ogni territorio deve rispettare, a nostro avviso, proprio la cultura del posto, quindi sì.
In questo caso adesso, ecco, inforniamo si il... può... Ecco, adesso scusi, che cosa facciamo? Mettiamo adesso nel forno in cottura, sì, per 12 il turbante, come l'ha chiamato prima Antonio, sì. E soprattutto abbiamo messo, non sul fuoco perché questi sono fornelli ad induzione, abbiamo messo che cosa? Zucchine, carote? E sedano. Giusto per rinfrescare il palato, il retrogusto del branzino che è come il suo gusto vivace di mare, no? Sì, quindi quelle poi serviranno per condire la... Sì, sì, siccome fare un po' da contorno. È una seconda portata. Diciamo che serve anche per colorare un po' il piatto, sì, no? Quando viene anche presentato. Dopo, soprattutto dopo il secondo seguiranno con un dessert, no? Giusto per ripulire il palato, noi accostiamo queste verdure che non si sbagliano. Tempi di cottura? 12 minuti. 12 minuti. Sì, sì. Allora io direi di andarci a sentire un altro pezzo musicale con Anna e Mayra. E che cosa fate? Abbiamo pensato a un pezzo di Negromago. Io so che avete concordato prima con Francesco quelli che erano i pezzi. Sì. Però se io ho dei gusti diversi, adesso che dobbiamo fare? Cambiate? Cioè cosa? Nel purpurì che presentate oggi, un pezzo di Baglioni me lo mettete? Ah, allora andiamo a richiesta. No, okay, io chiedo. Okay. Va bene. Allora, adesso facciamo quello dei Negramaro, okay. Che si intitola? Mentre tutto scorre. Bene. Grazie.
Tecno, l'innovazione al servizio della competitività. L'impresa di pulizie Testarde Marie Company SNC opera da 40 anni nel settore delle pulizie e dei servizi di igiene ambientale presso strutture pubbliche e private, garantendo da sempre qualità e puntualità nello svolgimento delle proprie attività. Riservatezza, serietà e qualità del servizio sono costantemente garantiti da un'esperienza pluriennale fondata sul continuo miglioramento della formazione del proprio personale, sull'utilizzo di prodotti altamente professionali e di attrezzature specifiche per ogni richiesta. L'azienda è sempre pronta ad effettuare prove dimostrative e a fornire preventivi gratuiti per i servizi di cui necessitate. Scegliete dei veri professionisti, scegliete Testardi Maria e Company SNC. Lui non credeva più nell'amore. Oh, mi scusi. E invece... Anche lei non credeva più nell'amore. E invece... La magia di quei luoghi li aveva fatti innamorare di nuovo. Ma... Che vuol dire che devi partire? Ma non potrebbe funzionare, viviamo troppo lontani. Sono tornato spesso nel posto in cui ti ho vista la prima volta. Speravo sempre di ritrovarti lì. Da oggi, nei paesaggi più belli d'Abruzzo. L'amore fa girare il mondo. Lasciati trasportare. BioApta, dal laboratorio cosmetico alla farmacia. Anni di esperienze e ricerche nel settore dermocosmetologico. Una gamma di prodotti ampia ed affidabile, che garantisce la sicurezza di chi li impiega e la professionalità di chi li consiglia. BioApta, un modo nuovo di scrivere la tradizione delle grandi officine farmaceutiche. Le linee BioApta nascono per rispondere, con l'ampiezza della gamma e l'efficacia dei componenti, alle esigenze di protezione, cura e pulizia della pelle di tutta la famiglia. BioApta, i tuoi cosmetici ieri, oggi, domani e sempre. Unisciti a Dedo e fai correre il nome della tua azienda. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, la preparazione per quello che riguarda il piatto con il branzino e con la mazzancolla è già in cottura. Abbiamo completato la cottura delle zucchine, le carote e del sedano. Adesso cosa dobbiamo fare? Adesso ci prepariamo per il dolce, perché anche questo va in cottura. Prepariamo allora il dolce. Prepariamo subito gli ingredienti, li vediamo. Sono mele, limoni, arance, melograno. Gli ingredienti principali sono mele e patate. Ah, mele e patate. Ah, no, queste sono patate. Sì, sì. Il resto va tutto dall'assemblaggio del piatto. Abbiamo lo stesso colore della mele, ecco perché mi sono sbagliato. Non è a caso. Non è uguale. Stesso colore. Sì, sì. Noi... Allora, se lo riprendiamo con la telecamera... Sì. Ecco, perfetto. Noi dovremmo formare delle mele foglie, delle sfoglie, no? Sì. Che tipo di dolce è? Come si chiama questo? È una mele foglie di patate e mele. Ah, Milfe de pomme de terre et pomme, detto esatto. Alla francese proprio. Esatto. Perfetto. Questo però, non avendo la pasta sfoglia, non crea il problema che quando vai a tagliare si decompone. No. Giusto? No. Questa invece si taglia perfettamente. Perfettamente, sì. Allora, sì. Le mele sono state sbucciate. No, queste sono state cotte a bassa temperatura. Sì, sono state cotte. Il torsolo è stato tolto. Eliminato, portate sotto vuoto a temperatura bassa. A temperatura bassa significa 30 gradi. Perfetto. Sì, sì. Adesso invece tagliano e quindi fanno delle fette. Sì, sì. Anche con... Poi vedremo anche l'abbinamento
del vino che andrà con il dolce, l'abbiamo visto già prima, però poi spiegheremo anche perché questo tipo di abbinamento, sia col Trebbiano che con il passito. Quello non è un passito di Pantelleria, è un passito nostrano, passito giusto? Passito nostro, abruzzese. Sì. Allora, vediamo quali sono le... come viene composta adesso questa mille foglie. E questo penso e ritengo sia uno dei dolci che compongono poi il menù dei dolci, no? Sì, il sì, carrello certo. dei dolci. Certo. Una volta c'era il carrello caso, dei dolci, c'è in questo caso adesso, siamo... In alcuni ristoranti c'è ancora. La carta dei dolci adesso che... c'è la carta dei dolci, sì. Sì, sostituisce un po' il vecchio carrello. Sì, perché i dolci adesso sono meno tradizionali di una volta. Una volta nel carrello dei dolci, quando vedevi il profiterol, la mille foglie, la torta, la Sacher, che c'era sempre, la Sacher Tort, e quello era bene o male il carrello dei dolci. Oggi invece i dolci hanno bisogno di questo tipo di preparazione. E si cerca anche di presentarli in maniera sempre innovativa, simpatica e coreografica. Perché la cucina è innovazione soprattutto, e anche a livello visivo, a livello di presentazione del piatto. Ma è anche espressione artistica per gli chef che hanno questa vena di arte che in qualche maniera deve venire fuori. A volte esagerando, gli chef hanno questa vena artistica e creativa, cioè mettono la loro arte a disposizione poi del piatto, e io mi sposto perché ovviamente non voglio dare fastidio ad Antonio che sta... Sì, vengono spolverizzati di zucchero. Così allora, zucchero sia sulla patata che sulla mela. Sì. Poi vedremo l'arancia, cosa serve, il limone, e soprattutto quello è un passato di cacchi, abbiamo detto. Sì, prima. Sì. C'è un culo di cacca. Vediamo a cosa serve. Allora, abbiamo tirato fuori la teglia, messo poi dentro la teglia la carta da forno, e poi c'è questa... Sì, noi ricaviamo dei quadrati così. Sì, lavorati con questo stampino. Sì. Il coppa pasta. Il coppa pasta. Cosiddetto, sì. Nelle cucine. E sia le mele che le patate vengono... Sì. Fatte a quadratini, ridotte a quadratini, ed è una forma particolare che va molto di voga in questi ultimi tempi. Cioè ci sono anche dei tipi di pasta fatti, per esempio, mi viene in mente alcune forme di pasta di Verrigni fatte con il squarrettate, prodotti addirittura, sì, una forma speciale prodotta con il grano di Valentini, Valentini famoso soprattutto per il vino, e che ha già fornito questo tipo di grano per fare la pasta squarrettata, ed è molto buona, molto buona. Adesso invece abbiamo zuccherato questi quadrettini e li mettiamo all'interno della teglia, giusto? Sì, sì. Allora, una fetta di mela, una di patata, una di mela, una di patata, giusto? Quanti piani? Sì. Due piani di morbidezza, non per rifare il verso ad una famosa pubblicità. Quindi due piani poi verrà, patate, e verrà accompagnato con un gelato alla cannella. Ah, perfetto. E quello poi lo assaggiamo, il gelato alla cannella. È uno dei miei preferiti, eh? Ah sì? Sì, sì, è uno dei miei preferiti. Anche lì ci permettiamo di dire prodotti della casa, perché noi abbiamo sempre la partnership con Gis Gelati, che fa parte dello stesso gruppo. La famiglia è quella. Sì, sì. La famiglia non è possiamo... quella. Arriaoli, Gis Gelati e poi... E quindi Grande Fiorita, Don Juan, Villa Fiorita e Carton Pescara. Ecco, voi siete collegati con il Don Juan, non c'entrate? Sì, assolutamente, sono... il nostro hotel partner della costa. E poi avete il collegamento con Pescara, dove c'è il Carton, esatto, che è stato rilevato da qualche anno, quasi 14 anni, dalla famiglia Oliveri. Una volta aveva un'altra proprietà ed erano molto amici con il commentator Scibiglia, di Properzio era il vecchio proprietario del Carton. Sì. Ai tempi in cui il commendatore Scibiglia era presidente del Pescara, esatto, c'era questo rapporto con il Carton, e poi è stato rilevato. Diciamo che Villa Fiorita è un po' l'ultima nata della famiglia degli alberghi, però già dà i suoi buoni risultati. Noi possiamo procedere. Allora, noi procediamo, abbiamo infornato insieme alle
Il turbante? Insieme al turbante. Di Branzino e Mazzancolle. Sì, abbiamo infornato anche le patate con... No. Noi le assembliamo, sono qui. Bene, queste le mettiamo dopo. Sì, invece certo. Adesso prendiamo il... Noi dovremmo piastrare la mazzolina. La mazzolina? Sì, sì, che va d'accompagnamento al... Ah, che tipo di pesce è la mazzolina? È un pesce di carne bianca, comunque, che consiglio, che non tutti riescono a intendere o lo escludono a priori questo pesce. E invece no. Invece no, è tra i pregiati, io lo consiglio perché ha un gusto molto delicato, poi di carne bianca, perciò. E poi è locale, diciamo, no? Dell'Adriatico. Ok, possiamo invertire le padelle, mettere la mazzolina per una questione di inquadratura. Allora. Mettiamo la se riusciamo a non impallare la pentola. Di solito uno il pesce pregiato intende il rombo oppure comunque sia il rombo, la spigola è più grasso come pesce rispetto della mazzolina. Poi di rombo ci sono tanti tipi, cioè quello il rombo normale, quello chiodato, è il più pregiato. Certo. È anche il più buono, questo possiamo dirlo tranquillamente. Cioè. Però consiglierei la mazzolina. Non si trova molto spesso, eh? No, ma poi tra l'altro il nostro mare non lo prevede. No, bene, bisogna prenderlo un po' più... Quando vado a mangiare il pesce, se c'è il rombo chiodato lo mangio, se no no, perché alla mazzolina è molto più buono. Si presta per le cotture in umido al forno, perciò... I brodetti pure. Sì, questa è la mazzolina per il brodetto, insieme alle triglie, insieme a... È l'ingrediente base. Infatti... Allora, tempo di cottura qui in padella? 2-3 minuti è pronto. Ah, 2-3 minuti, quindi pochissimo. Visto che abbiamo messo solo l'aglio. Sì, sì, un aglio in camicia, sì. Visto che è stato appena pescato stamattina, non... Beh, sì, sì, beh, d'altra parte si vede che è fresco, eh. Sì, sì, sì. Basta anche un occhio non esperto come il mio. Consiglio di non superare la cottura, diciamo, cosiddetta media, perciò. Allora, dopo i 2-3 minuti fatti in padella, senza olio, oppure no, un filo d'olio, un filo d'olio c'è. Noi possiamo tirare su, fuori. Questi sono pronti? Sì, sì. Non si scopre. No. Incredibile. E mettiamo invece dentro... Questo, sì. Anche se abbiamo cucinato il... Ecco, questa non è di questo forno, ma possiamo fare così. Perché non ci entra, sì. No, non è di questo forno, comunque non c'è problema. Riusciamo lo stesso con la carta forno. Ecco. Perfetto. Questo allora, 15 minuti. Diamo 15 minuti di cottura, un quarto d'ora, siamo abbondantemente nei tempi, quindi... Sì, sì. Questo è... Anzi, poi avanzerà il tempo. È pronto. Ma noi se avanza il tempo non temiamo nulla. Dobbiamo perché... dedicare spazio a parte al mulino e alla... Che abbiamo Anna e Mayra che ci fanno compagnia, quindi che significa questo gesto? Che ne abbiamo in abbondanza, insomma. Ci posso contare? Bene. Allora, andiamo con l'assemblaggio del... Andiamo con l'assemblaggio, bene, perché questa è pronta la mazzolina. Sì, 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 è pronta. Allora... Componiamo il piatto. Allora, abbiamo messo il coppa pasta di cui sopra lì nel piatto e dentro ci mettiamo questo sauté di verdure croccanti. Sì. Sauté di verdure croccanti tagliate alla julienne. Sì, finangetti. Sì. E vanno messe ovviamente fino a riempire il coppa pasta. E poi vengono sempre sistemate in un angolo in alto, no? Per dare... Sì. Nel frattempo mettiamo a riscaldare la nostra salsa ricavata dai... Eccola qua. Dai gamberi. Questa forse è eccessivo metterla qui, possiamo metterla anche qui sopra, guarda. Come no? Quello è l'ideale. La mettiamo lì. Questa, da fastidio? No, la spostiamo. No, abbiamo terminato con le verdure, perciò. Allora dobbiamo accendere l'intensità. Forte, ok. Questa possiamo spegnerla. Okay. Perfetto. E questa è spenta, giusto? Anche questa. Sì, perché è pronto. Perfetto. Allora, togliamo adesso la formina, chiamiamola così, come quando si andava al mare che c'erano le formine per la sabbia. Per la sabbia. Mm-hmm. E invece, ecco, questa è un'operazione
Sì, sì, importante perché scoliamo l'olio che era dentro alla formina che è andata in forno e poi viene capovolto così. Se lo avessi fatto io sarebbe finito tutto per aria, insomma. Sia la mazzancolla che il branzino. Che il branzino. E poi mettiamo la mazzolina. La mazzolina qui. Tre tipi di pesce. Sì. Tre tipi di pesce, un crostaceo e due pesci come il branzino e la mazzolina. Poi noi siamo sempre... Ecco, questa è una cosa che ci contraddistingue e mi piace sempre che lo chef si esprima, perché noi decoriamo tutti i nostri piatti e li decoriamo con maestria. Perfetto. Adesso il piatto è bellissimo. Allora lo abbiamo inquadrato, eccolo lì, lo vediamo inquadrato. Manca ancora un elemento che è la salsa. Sì, sì. Manca un elemento. Giusto qui nell'ammorbidire leggermente il turbante. Sì, e sul branzino non va. Scottato leggermente la peperosa ed è pronto. Il piatto è pronto, eccolo qui. Con questo piatto, noi che cosa ci andiamo ad abbinare? Un bel trebbiano? Beh, sicuramente sì, visto che si parla molto di territorio, rimanendo nel nostro territorio... Mi sembra giusto, no? Mi sembra un abbinamento, diciamo, dovuto. E questo sta bollendo. Questo è già pronto. Allora togliamo, spegniamo. Allora, che tipo di trebbiano abbiamo? Allora, lo andiamo ad abbinare al trebbiano Notari. Sì, della cantina Nicodemi. La cantina Nicodemi è una cantina, diciamo, ormai che diciamo, tutti conoscono. Si trova a Notaresco. Notaresco, infatti prende il nome dal vecchio comune di Notaresco. È un vino di fascia medio-alta, non è un base, è un trebbiano in purezza 100%. Trebbiano in purezza? In purezza, sì, perché il trebbiano si può anche, per disciplinare una percentuale, si può anche tagliare. Qui parliamo di trebbiano in purezza, quindi molto delicato, molto profumato e si abbina bene con questo piatto perché ritroviamo la stessa delicatezza. Aspetti, perché adesso facciamo vedere cosa stiamo facendo. Finiamo il discorso sul vino. Lei il trebbiano in barrique lo farebbe passare? Vabbè, diciamo che ancora, tra virgolette, per fortuna si usa sempre meno la barrique. Perché, però c'è chi l'ama, C'è chi l'ama. Sentire il sapore del legno, soprattutto sul rosso. Sicuramente, c'è una nota azienda abruzzese, non so se si può fare il nome, la Masciarelli lo usa ancora tuttora. Masciarelli è uno che usa il barrique. Però Masciarelli non c'è più adesso c'è la moglie, c'è Marina Svedic. Per esempio il Marina Svedic è barricato. Certo, sia il Trebbiano che... Comunque lei prima ha ricordato il grande Valentini. Valentini era un po' contrario alla barrique. Infatti il Montepulciano di Valentini è un Montepulciano in purezza. Benissimo, possiamo versare. Versiamo questo Trebbiano. Allora, lo mettiamo vicino al piatto pure? Sì, mettiamo, sentiamo il profumo innanzitutto, perché è buono. Beh sì, questo è buono. C'è un bel bouquet. Di che anno è? È l'ultima annata, 2010. 2010, sì. Sì. C'è un bouquet, anche una buona persistenza aromatica. Questo è il calice di Trebbiano abbinato a quel tipo di piatto. Che adesso io, se permettete, assaggerò. Però prima vediamo invece il gelato. Sì, sì, un semplice passaggio. Questo è un gelato al fior di latte che noi... Ah, non è quello, è il gelato al fior di latte fior dove di latte. Ci mettiamo la cannella. Sì, sì. Aromatizziamo con un po' di cannella. E sul gelato abbiamo detto prima, giocate in casa, no? Sì, sì. Perché, ovviamente... I mantecati gis. Appunto, quindi sono tutti della famiglia. Voi avete la fortuna di avere una serie di prodotti, tutti gestiti dalla famiglia Scibiglia, Oliveri, no? Esatto. Perché l'olio è prodotto dalla Riaoli. Lo possiamo in frigo? Sì, mettiamolo in frigo, perché sennò altrimenti facciamo il succo di gelato. Allora, lo mettiamo nel freezer, quindi. Sì, sì.
lo mettiamo nel freezer. Invece il sommelier adesso ha aperto, ha stappato un'altra bottiglia, sì. Una bottiglia che va abbinata al dolce, però lo presentiamo dopo, sì, sì. Dopo il dolce, perché noi qui abbiamo completato la, la preparazione, poi aspettiamo per il dolce. Nel frattempo, prima della pubblicità, io darei spazio ancora ad Anna e Mayra. Prima ho fatto una richiesta, un pezzo di Baglioni, e prima della pubblicità, quale pezzo migliore che adesso la pubblicità? È vero? Sì. Prego, Anna e Mayra. Dietro un vetro guardi fuori, i luccichio di marciapiede e la gente si risolta nella sera. Tua madre tocca a me dei sogni me, che sbatte gli occhi da cammello e non si è rassegnata neanche spera. Un despoglio di spirito, fratello che pensa sulle unghie delle dita, abitonato con un'aria da bollito. Tuo padre mani da operaio a vita, il re di si spazza il viso, impallidito di TV. Tu fretta di vivere qualcosa, ogni cosa è già un ricordo lì, e adesso la pubblicità. Tue voglie imbottigliate, occhi come buchi della chiave, e una sindolenzita sotto neve bianca. Tuo padre aspetta sempre qualche nave, un angolo sul filo del passato, e ce ne sembra una pista incastanca. Tuo fratello è un grammofono scassato, un fiume di pensieri in fuga, si specchia in un cucchiaio e fa una bocca storta. Tua madre si rammenta qualche sera, una domanda di dolcezza che porta in tavola e va via. Tu nascosta in fondo un'amarezza, a far finta che il mondo sia un bel posto, e adesso la pubblicità. Ma che giorno è, tutti i giorni, una sera ed ogni sera, questa sera. Si vedono gli affari dei tuoi domani, dei tuoi pochi anni. Tuo padre si soffrina le mascelle con panate nella barba, una sigaretta in e lui ci parla in fondo. Tua madre che si sveglia, strappi e scuote tutta la polvere di un giorno, senza persone e novità. Tuo fratello scemo che da uno spintone al tuo cuore rovesciato come tante vuote, e adesso la pubblicità. Oggi è cade come un velo a smorzare gli occhi del televisore, e tu dietro a un vetro guardi fuori. Oh, oh, e adesso la pubblicità.
Calzaturificio MGT dei Fratelli Tini. Il nostro calzaturificio mette a disposizione l'esperienza acquisita in 30 anni per tutti coloro che amano serietà e professionalità. L'elevata tecnologia dei macchinari di ultima generazione e i nostri tecnici qualificati ci consentono di ottenere un prodotto curato nei minimi dettagli che soddisfi le esigenze dei nostri clienti. È dall'esperienza e dalla passione artigianale che nasce il marchio Gianni Tini. Da noi trovi marche prestigiose come Samsonite, Lacoste, Fossil. MGT è a tua disposizione anche per scarpe da ballo e scarpe su misura. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Tevere a Castelnuovo Vomano. La vera qualità è quella che dura nel tempo. Colonna Arredamenti. Vasta esposizione completamente rinnovata e personale qualificato per rendere ogni ambiente unico. L'esperienza e la passione per l'arredamento mettono al primo posto la voglia di soddisfare il cliente. Colonna Arredamenti. Qualità che non ha prezzo e convenienza che non ha eguali. Via Nazionale 127 Valvomano. Telefono 0861 65 03 70. www.colonnaarredamenti.it. Colonna Arredamenti. Qualità conveniente. Allora, rientriamo con l'assaggio del piatto, di questo primo piatto che abbiamo preparato. Questo è il branzino. La mazzolina. La mazzolina, e devo dire che ha un sapore ottimo, deciso, veramente buono. Adesso assaggiamo il branzino che abbiamo fatto a turbante, come detto poco fa. Ed è un pesce suonato, quindi bisogna tirar fuori il dolce. Ed è un pesce più delicato, sì. Ha un sapore un po' più delicato. E perché viene accompagnato col gambero, perciò? Perché c'è la mazzancolla sopra. Devi assaggiare poi, anche il gambero adesso. Adesso assaggiamo anche la mazzancolla, perché bisogna provare tutto nella vita, quasi tutto. Anche la mazzancolla così. Bene. Anche questa ha un sapore particolare. Ha un sapore particolare. Sì, sì, perché forse dovuto al fatto che ci abbiamo messo il branzino. Il branzino intorno, servito, che sì, gli ha dato anche un sapore differente. Adesso assaggiamo questo Trebbiano, che è un vino locale. Locale, l'abbiamo detto, della cantina Nicodemi. Nicodemi, sì. Zona di Notaresco. Zona di Notaresco, 13 gradi. Un vino ben strutturato, dal sapore deciso. Deciso e persistente. Sì, ovviamente perché siamo andati sul prodotto locale. Siamo andati, sì, come diceva. Con un piatto del genere lei magari, si poteva abbinare. Lei preferiva la bollicina. Una bollicina. Lo so, sicuramente era un buon abbinamento, anche azzeccato. Però per favorire i prodotti locali. Ci siamo. E questo è cosa giusta, perché ovviamente io continuo nel frattempo, perché è veramente buono. Veramente un piatto innovativo questo. Innovative. Allora adesso invece passiamo al dolce, perché al dolce. Abbiamo 11 minuti ancora, dobbiamo dare ancora dello spazio ad Anna e Mayra. Possono anche cantare poi, lo finiamo. Quanto posso manca? 4 minuti. 4 minuti ancora. Allora, intanto spieghiamo invece, sì, sì, con dopo, mentre prepareremo, poi alla fine faremo l'ultimo pezzo. Sì. Dopo aver tirato fuori dal forno questo millefoglie, diciamo, sì, così, sì, con patata e mela, e che patate, cosa ci mettiamo? Il culì di loti, i cosiddetti, sì, cacchi. Eccolo qui. Possiamo poi inquadrarla, possiamo melo grana, farla vedere, guardate, melo è anche molto densa questa, sì, sì. Vabbè, d'altra parte il cachi è facile da fare. Avete, sì, 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 basta basta togliere i semi e frullarlo, sì, e frullarlo. Poi il melo grano. Poi c'è il melo grano, colore, questo colore rosso è favoloso, molto natalizio, è molto natalizio, eccolo qui, guardate, bello. È bellissimo. Che farà da cappello la millefoglie. Ah, questo è il cappello delle millefoglie. Sì. Mille foglie. Invece il cachi verrà messo sopra, sì, sotto. Sotto? Sì, sì, da accompagnamento. Da base. Con, sì, sì, con il gelato alla cannella. Con il gelato alla cannella, quello è me lo mangio tutto. E sciroppo di arancia. Oh, questo, eccolo, è lo sciroppo di arancia. Eccolo qui, per questo
ci sono le arance come arance lì. riferimento. E i limoni? Il limone serve per le mele, no? Ah, Nella lavorazione per non farle ossidare, ecco perché. Ecco perché ci sono i limoni. Invece con il dolce ci abbiniamo che cosa? Un passito locale. Passito bianco, plaisir dell'azienda Zaccagnini, la Dell'azienda zona di Zaccagnini, Bolognano di Pescara, altra azienda azienda storica pure qui, locale di Pescara. locale di Pescara. Viene fatto con delle uve Moscato di Castiglione di Casauria, che è tra i più antichi vitigni abruzzesi, addirittura se ne parla già nella prima metà del Settecento. Insieme al Moscato di Trani e al Moscato di Siracusa sono tra i più antichi esistenti in Italia. Che differenza c'è tra questo tipo di passito e, per esempio, il passito di Pantelleria? Allora, lì c'è principalmente dal terreno, esposizione solare, lì c'è un carico zuccherino Maggiore, più maggiore, dolce molto quello. più dolce, infatti lì come gradazione arriviamo anche a 15-16 gradi, invece qui ci fermiamo a 13 gradi. È differente anche l'abbinamento, perché un passito di Pantelleria Sì, lo si può richiede. abbinare soprattutto per quello che riguarda il. Ma Abbiamo anche. risolto un Sì, problema al microfono nel grazie. frattempo, ai dolci secchi. Sì, infatti stavo Invece, dicendo, lì ecco, usano molto la pasticceria secca, sì, usano i le pinoli, l'uva mandorle. passa, le mandorle, quindi sicuramente piatti dolci importanti. Questo è un po' delicato che Dolce a cucchiaio. oggi si abbina bene, anche perché questo ha anche delle note un po' leggermente amarognole, che però la Zaccagnini ha risolto con la vendemmia sia tardiva che lasciata ad appassire e disidratare in grappoli. La differenza, adesso le dico una cosa che lei sa sicuramente, la particolarità di questo plaisir è che lo stesso vino con lo stesso nome viene fatto sia bianco che Sì, rosso. il rosso Zaccagnini usa non uve locali, usa, se non erro, il Cannonau sardo Per fare il vino per dolce fare il rosso. rosso plaisir rosso. Sì, Sì. che è differente per esempio dalla ratafia, no? Completamente, Completamente differente, perché perché uno quando vede il vino rosso da dolce pensa al porto Sì, è vero, oppure è pensa alla ratafia e vero. Sì, invece no, c'è il anche questo passito. tipo Sì, di sì, sì, sì. vino. Oppure? Il passito, Oppure il appunto. passito. Sì. Questo è un buon vino da dessert, diciamo, gradazione giusta, e lo possiamo abbinare tranquillamente oggi con questo sformatino che il nostro chef ci ha proposto. Allora, oggi abbiamo portato il pesce e ci abbiamo abbinato un bianco. È uso in questi ultimi tempi abbinare con il pesce il vino rosso. A lei piace questo tipo di Ma accostamento? l'abbinamento si può fare tranquillamente, ovviamente Va fuori da quelli che no, sono i ma canoni della sì, tradizione. però bisogna sempre rispettare delle regole basi. Oggi, ad esempio, con questo piatto non avremmo mai potuto abbinare un vino rosso. Certo, perché? Spieghiamo anche È perché. perché la delicatezza di questo piatto va a contrastare con il carattere forte che può essere di un vino rosso. Se prendiamo un vino rosso giovane, un Montepulciano giovane, non riserva, non invecchiato, lo possiamo abbinare ad alcuni piatti di pesce, tipo il pesce un po' grassi, oppure un bel brodetto, un caciucco, un brodetto, un guazzetto no, perché il guazzetto solitamente si fa in bianco, però ad esempio pesce di lago, che è un po' più saporito, ha un po' più diciamo al palato ce lo portiamo un po' più a È più lungo, grasso, sì. è un po' È più più grasso, grasso. allora Poi possiamo dipende, accostare. dipende sempre da che tipo di rosso andiamo ad abbinare. Esattamente, Un Barolo non potremmo mai abbinarlo al assolutamente, pesce, o un Brunello di Montalcino, o un Barbaresco, ovviamente, non non sarebbe un. dimentichiamoci che noi abbiamo degli ottimi cerasuoli e li possiamo abbinare tranquillamente a dei piatti di pesce un po' strutturati. Allora, come siamo messi qui con la Noi siamo preparazione? pronti, eh? Siamo pronti. Sì, Allora, sì. tiriamo fuori dal forno la millefoglie di patata e di mela e poi andremo ad ascoltare anche l'ultimo pezzo di Anna e Mayra. Che pezzo farete? Ci salutiamo? Bene, vedremo come ci saluteremo. La curiosità ovviamente c'è.
Allora, abbiamo questo problema della teglia che non era lei, però risolviamo. Risolviamo lo stesso. Allora, eccolo qui, la millefoglie che sistemiamo sul piatto da portata. E la patata si è cotta, la mela un po' si è... Questo è il contrasto, deve, sì, deve sì, fare l'effetto, così. Sì. Cioè la mela un po' bruciata, e, sì, perché è più sottile, sì, anche, essendo anche più morbida. Diversa. Sì. Adesso non guardiamo troppo alla forma, perché ovviamente c'è stato questo handicap, però noi, quelli bravi... gli mettiamo l'handicap, come nel golf, no? Quindi bisogna risolvere il problema. Bisogna risolvere il problema, che può capitare in qualunque tipo di cucina. Sì, sì. Anche perché la casalinga di Voghera, la famosa casalinga di Voghera, che poi dovrà preparare questo piatto, che può essere la casalinga di Teramo poi, deve agire con che cosa? Con i mezzi che ha a disposizione. E non sempre in cucina si hanno a disposizione i mezzi che hanno i grandi chef. Infatti. Io ritengo che Anna e Mayra non è che quando cucinano e preparano queste cose poi hanno tutto a disposizione. Ecco. Allora, mettiamo la base, togliamo anche il bicchiere del vino. Oddio. Prepariamo la base con il passato di cachi. Sì. Sistemiamo la millefoglie sul piatto proprio sopra a dove abbiamo messo il passato di cachi, poi il melograno, ecco qui, perfetto, anche l'inquadratura è perfetta, il melograno serve a dare quel tocco di colore, mettiamo l'arancia, è l'accuratezza con cui... Poi si guarniscono questi piatti, è favolosa perché c'è il disegno, no? Che... Sì, sì. Ed ecco il gelato alla cannella, fior di latte arricchito con della cannella messa sopra. Sì, sì, lo accompagniamo qui. Ecco qui, che serve proprio per fare da accompagnamento. La curiosità, come si mangia? Che cosa va mangiato prima? Prima va la millefoglie. Prima la millefoglie. La millefoglie poi va accompagnato con il gelato che va a rinfrescare la bocca. Sì, il retrogusto dolce della patata e della mela. Ah, ecco, questo è quindi la sequenza. La sequenza. Chi la sequenza. Ama il gelato, io sono uno di questi, si butta subito sul gelato, sbaglia, sì, canna totalmente la scelta. Quindi... Anestetizza il palato in questa maniera. Allora, il piatto è pronto, sì. Eccolo qui, ovviamente lo assaggiamo prima che si sciolga il gelato, perché certamente, sennò, no. Non abbiamo fatto niente. E dobbiamo assaggiarlo con il passito. Prego. Allora, io per i dolci... Utilizzo sempre la forchetta, non uso mai il cucchiaino o il cucchiaio. Allora, assaggiamo la millefoglie di... Può anche scomporre, non è un problema. Si può scomporre, scomponiamola, facciamo così e assaggiamo facendo quasi la zuppetta nel passato di cachi e devo dire che è molto buono. La mela... prevale sul la patata. Sulla patata. Ovviamente, il gusto della mela prevale sulla patata e poi adesso andiamo a rinfrescare, come ha detto prima lo chef, la bocca e devo dire che è veramente veramente buono. Vediamo l'abbinamento col vino. E questo passito. Sì, è vero, c'è il retrogusto amaro. Sì, questo è un retrogusto amaro che gli dà un sapore particolare. È una caratteristica che però viene smorzata facendo disidratare gli acini. Noi abbiamo esaurito il tempo, abbiamo esaurito i piatti, abbiamo assaggiato buonissimi. Io ringrazio lo chef Antonio di Villa Fiorita, ringrazio il direttore Franco Reale. Franco Reale. Il sommelier Sandro De Berardinis. Un saluto particolare a Francesco Marcozzi.
Noi ci salutiamo sulle note di Ciao amore. Ciao amore. Saltare 100 anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, avere voglia di tornare. Ciao!